Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati nel mio canale, sono BlaziKen68, benvenuti in questo nuovo video. Siamo tornati su Dragon Ball Xenoverse 2 e quest'oggi andiamo a provare insieme per la primissima volta, e ve lo garantisco, primissima volta, il Super Saiyan Blue sul nostro pattugliatore temporale. E sì, quindi Blaze diventerà per la prima volta un Super Saiyan Blue. Ovviamente vi ricordo che ieri vi ho fatto uscire la guida dedicata a come sbloccare il Super Saiyan Blue per i vostri pattugliatori, quindi seguitela, magari se mi ricordo vi lascio il link in descrizione o magari nel primo commento in primo piano, vediamo un pochino. Comunque quest'oggi andremo a giocare una bella missione parallela e ci andremo a giocare proprio una missione parallela dedicata al Golden Freezer, quindi Goku ci mostra per la prima volta il blu contro Golden Freezer, noi mostriamo per la primissima volta appunto il blu contro Golden. Quindi signori, ci vediamo direttamente in missione. Perfetto signori, la missione che ho scelto quest'oggi da affrontare è la numero 72, primo allenamento. Infatti qui all'interno di questa missione Freezer otterrà per la primissima volta la sua forma Golden, mentre noi otterremo per la primissima volta la forma blu. Come potete vedere abbiamo anche Whis come partner, in questo caso sì, possiamo dirlo davvero partner. E non a caso l'ho scelto perché oltre al Super Saiyan Blue voglio mostrarvi anche un'altra cosa. Intanto per il blu aspettiamo un attimino, perché voglio provare prima quella cosa. Non ci possiamo tra l'altro ancora trasformare, anche perché non abbiamo ancora raggiunto le 5 tacche d'aura. Voglio provare questa cosa, vediamo. Guardate qui che bomba. Guardate che bomba enorme. Signori, questa è una cosa spettacolare. Purtroppo l'unica skill partner che ho per il momento è la distruzione sinfonica con Whis. Però è davvero una figata. Ovviamente il mio partner sarà sicuramente Gohan, non sto manco a dirvelo. E quindi non vedo l'ora davvero di sbloccare, ecco, la sua skill partner. Sarà un qualcosa di fenomenale. Tra l'altro, se volete sapere come, diciamo, funziona questa meccanica dei partner, quindi come fare ad effettuare queste mosse e robe simili, fatemelo sapere con un commento, perché se davvero tanti di voi non hanno capito come funziona la meccanica dei partner e soprattutto le mosse combinate, vi dedico proprio un video al riguardo. Quindi signori, io direi che ci troviamo da soli, Freezer è impegnato con Whis. Signori, io direi che è arrivato il momento finalmente di passare per la primissima volta in Super Saiyan Blue. Siete pronti? Quindi, boom, vado. Eccolo qui, Blaze Super Saiyan Blue, signori. Super Saiyan God, Super Saiyan. Ed andiamo anche con lo Spezza Limiti. Ed abbiamo la distruzione sinfonica insieme a Whis. Spettacolo, hanno fatto un aggiornamento della Madonna. Hanno fatto un aggiornamento pazzesco su Xenoverse, davvero. È un gioco adesso che ormai è vicino alla sua completezza, si sta completando man mano e davvero mancano pochissime cose e questo è il gioco della vita, signori, è il gioco della vita. Tra l'altro abbiamo perso il Super Saiyan Blue, purtroppo, ecco, consuma aura il blu, consuma aura rispetto alle altre forme e soprattutto lo Spezza Limiti consuma parecchia aura, ma davvero tantissima. Ve lo faccio vedere. Come potete vedere ci ha consumato almeno 3 tacche d'aura, quindi Whis ha accettato la nostra richiesta ancora una volta. A volte pensate può anche mandarci lui la richiesta di attacco supremo, e se noi riusciamo a premere il comando praticamente della doppia suprema a tempo, riusciremo in pratica ad accettare quindi il suo invito e faremo anche noi l'attacco supremo combinato, quindi davvero fantastico. Quindi Golden Freezer, signori, direi che è arrivato il momento per noi di tornare in Super Saiyan Blue. Eccolo qui, spettacolare. Ed andiamo ad attaccare. Tra l'altro Whis c'ha, non ci credo, vabbè, non fa niente, dai, meglio così. Whis quindi ci abbandona e lotteremo soltanto noi contro Golden Freezer. Va benissimo così, va davvero benissimo. Tra l'altro purtroppo le combo non è che cambino più di tanto, anzi non cambiano minimamente, però almeno forse c'è un pochino più di velocità e questo va apprezzato. Quindi, tra l'altro recuperiamo comunque l'aura man mano, come potete vedere. Attenzione, 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 perfetto qui. Sta, no, 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 non dovevo farglielo. Adesso però è il momento, è arrivato il momento di provare a fare uno stamina break, niente da fare. Allora, quello che voglio cercare di fare è una super Kamehameha in forma di Super Saiyan Blue. Non riesco a fargliela! Eccolo qui! Vediamo... No, cosa ho fatto? No, ho sbagliato il comando. Di solito la super Kamehameha non ce l'ho lì.
Vabbè, fa nulla, dai, fa nulla. Quindi, signori, vorrei... Bah. Allora, dai, riproviamoci, riproviamo. Ecco qui. Boom, 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 boom. Boom, adesso non sbagliare comando, Blaze. Eccola, Super Kamehameha, che purtroppo non è che vada più di tanto a segno. Vabbè, nello spazio aperto, giustamente, lui va a finire parecchio lontano da dove siamo noi, eh. Quindi ci sta tranquillamente. Forse ho sbagliato anche io la combo. Dovevo cambiarla, però non fa niente, dai. Tra l'altro non so se ci avete fatto caso. No, 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 attenzione, attenzione, attenzione. Attenzione ancora una volta al raggio letale dell'imperatore. Fermo qui, Freezer, fermo qui. No, niente da fare. Allora, allontaniamoci un attimino. Ecco qui. No, abbiamo perso il blu. Non ci credo, dobbiamo concludere col blu assolutamente. Fermo un attimo, Freezer, fermo un attimo, fermo un attimo. Ecco qui. Quindi, va bene, fa niente, dai, puoi anche farci del danno. Basta che mi fai diventare Super Saiyan Blue. Vabbè, l'abbiamo concluso noi. Però, oddio, si attiva la conclusione suprema, quindi era inutile. Super Saiyan Blue! Si è trasformato? Non ho visto. Yes, siamo passati in blu, l'ho visto adesso. Siamo passati in blu. Purtroppo non ci siamo goduti appieno. Ce la rigodiamo adesso, ecco, vi faccio vedere. Quindi, carica dell'aura. Boom! Super Saiyan Blue, ancora una volta per noi. Andiamo a recuperare Whis, che... Anzi, dai, concludiamocela lo stesso sta missione, non fa niente. Concludiamocela noi. Perché abbiamo... Non la ricordavo sta cosa, perché abbiamo un Freezer dorato? Perché non la ricordavo minimamente sta missione? Cioè, lottiamo contro Giacomo e abbiamo Golden... No, vabbè, l'ha fatto anche... Gli ha fatto anche il raggio letale dell'imperatore. Cioè, esploso. No, perché continuo sempre a sbagliare il comando? Continuo a fare la distruzione sinfonica invece di fare la Super Kamehameha. Dai, voglio fargli la Super Kamehameha di Blaze Super Saiyan Blue. Mamma mia. Mamma mia, che aggiornamento che hanno fatto. Bellissimo. Mi dispiace soltanto che le altre razze non è che godano di tutte ste trasformazioni o robe simili, eh. I Saiyan, ovviamente, hanno sempre più trasformazioni di tutti. Comunque, andiamo a recuperare un attimino Whis. Anzi, vediamo questa cosa. Ah, ok. Vediamo questa cosa. Mi sa che è rientrato però come maestro Whis, in realtà, a sto punto, eh. Ne abbiamo due, vabbè. Però questo qui non dovrebbe essere il partner. Vediamo, allora. Ma cosa sta facendo, Giacomo? Tra l'altro non si può vedere su Whis, eh. Assolutamente. Ma per nulla, mai nella vita. Allora, carichiamoci. Freezer è scomparso completamente. Non so se ve ne siete resi conto, ma è scomparso Cioè, peccati con la Suprema. No, no, no. Meno male, ci siamo coperti leggermente con... Fermi tutti. Non possiamo fare la distruzione. No, vabbè, tra l'altro ci stiamo facendo battere da Giacomo qui, eh. Anche se io sto continuamente provando ad utilizzare la distruzione sinfonica. Non so se ve ne state rendendo conto. Vediamo, niente da fare. Lui se ne scappa. E va bene. Chi arriva? Sì, ma siamo anche noi dei Super Saiyan Blue, eh? Anzi, sono anche io un Super Saiyan Blue adesso, carissimi. Capsuliamoci, ci vuole assolutamente. Eccoti qui, spezza limiti. Però Whis, io vorrei che ogni tanto anche tu provassi a mandarmi la richiesta, non sempre io. È bella sta cosa perché credo sia quasi impossibile evitare lo spezza limiti, eh. O meglio, quando entrate nella presa, nella morsa dello spezza limiti, non ne uscite. Non ne uscite assolutamente. A meno che non utilizziate, credo, una suprema evasiva, guardia evanescente o cose simili. Però quello è da vedere. Quindi Super Saiyan Blue ancora una volta. Mamma mia, quanto è bella l'animazione. Quanto è bella. È proprio alla Vegeta l'animazione, assolutamente. Possente come lui, principe dei Saiyan. Mamma mia, pazzesco. Boom, no, perché sbaglio ancora una volta il comando della Super. Ma perché? Continuo a fare la distruzione. Continuo a fare la distruzione sinfonica. E basta, Goku. Super Kamehameha, vediamo. Yes. Ovviamente qui non serve nemmeno che gli facciamo gli stamina break, all'interno delle parallele, cioè nell'offline. Nell'online, ovviamente, avrete un pochino di problemi a riguardo. Avreste. Vabbè, lasciamo perdere. Quindi, dai, Vegeta, dai. Fatti devastare completa. No. Andata a segno. Abbiamo riperso ancora una volta il blu. Però non è un problemone, perché ok, lottate in blu, poi
magari si scarica l'aura, la recuperate prendendo a botte il vostro nemico e tornate di nuovo dei Super Saiyan Blue. Magari cercate anche di far andare avanti le combo, possibilmente, come sto facendo io. Più o meno, più o meno, queste sono combo standardissime. 1, 2, 3, 4, siamo quasi tornati a 5, dai, dai, dai. Potete anche prendere gli schiaffoni, tra l'altro, per far salire l'aura, quindi, per dirvi. E dai, VG, continua a scappare, Super Saiyan Blue per noi. E... sto per picchiarmi da solo, ve lo dico. Continuo a fare sta distruzione sinfonica che non mi serve a nulla da lontano. Ah, dai, concludiamo con una... non me lo concludete, non me lo chiudete. Super Kamehameha dalla distanza. Vabbè, l'hanno voluto chiudere loro, non fa niente, dai, non fa niente. Ci becchiamo una S giustamente, ma è una Z. Quindi, signori, a questo punto teniamo anche il bonus. Torniamo al menu. Vabbè, pure la radio, va bene. Al menu principale. E quindi, signori, tornati a Canton City. Direi che possiamo anche concludere qui questo video. Quindi vi ho mostrato per la primissima volta Blaze Super Saiyan Blue. Vi ho mostrato anche un accenno delle skill partner, davvero molto molto belle. Per il momento vi ho mostrato quella di Whis, poi vi mostrerò sicuramente quella di Gohan, perché sceglierò lui assolutamente come partner. Quindi, signori, vi raccomando, anzi mi raccomando in realtà, fatemi sapere, e anche sì, vi raccomando, è anche giusto, comunque, fatemi sapere se volete il video dedicato ai partner, perché non è una meccanica proprio semplicissima, non è intuitivissima, ecco. Ci ho messo un pochino per capire come riuscire a far andare avanti quella meccanica, ecco, come sbloccarla. Comunque, fatemelo sapere, quindi mi piace, commento, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti, condividete questo video, fatemi sapere se avete sbloccato anche voi il Super Saiyan Blue sul vostro pattugliatore. Quindi, se noi non ci diamo appuntamento, come al solito, ad un prossimo video. We'll be right back.